La stampa internazionale ospite dell'azienda Masciarelli a Semivicoli per un press tour tra saperi e sapori, alla scoperta e all'insegna del vino di qualità. Marina Svetic, press tour per i giornalisti che ha previsto anche un giro in mongolfiera. È un modo quest'anno di ricordare i 30 anni di attività della mia azienda, è un modo di vedere, osservare, ammirare e apprezzare il meraviglioso Abruzzo dall'alto, vedendo tutti questi straordinari vigneti, il paesaggio, anche perché sostengo che oggi ci sono pochissime cose nel mondo che si possono dichiarare il lusso. Uno è il tempo, altro è un ambiente perfettamente conservato. Io penso che ambiente in Abruzzo ce l'abbiamo, dobbiamo valorizzarlo ancora di più. Per questo motivo ho chiamato diversi giornalisti per capire da dove viene Montepulciano, cosa è Abruzzo, ma cosa è anche Montepulciano, quale sia il paesaggio, quale sia il contesto, quale terroir, quale il motivo perché esce in modo anziché un altro un vitigno. E nel corso di questa giornata si è tenuta anche una verticale del vino Villa Gemma Rosso, 11 annate dal 1990 al 2006. Sono tutti vini diversi, hanno apprezzato tutte le persone diverse annate, vini con una straordinaria energia, con carattere, vini che rappresentano la mia azienda, Gianni Masciarelli, rappresentano l'azienda di oggi e soprattutto sono vini fatti con cuore, sono fatti con una passione e un amore verso l'agricoltura, verso il territorio, verso il vigneto. Qual è l'insegnamento che lascia Gianni Masciarelli? Che bisogna fare le cose con una grande passione, dedizione e una grande conoscenza. Ci vuole il tempo, ci vogliono tanti sacrifici. Ma Gianni Masciarelli racconta che anche le persone come lui, che è partito da una piccola provincia, di un paese, di una piccola provincia dell'Abruzzo, se credono ce la faranno.